Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video su Strixana. Un mese e mezzo fa circa ho ordinato un nuovo gusto di Pringles per la mia collezione. Finalmente è arrivato e andiamo a vedere il gusto più assurdo di tutti quelli che ho in cima all'armadio. Allora, questo qui è il pacchettino arrivato con la posta prioritaria, per quello ci ha messo un mese e mezzo, quasi due. Viene dalla Thailandia. Qui dietro c'è tipo la bolla di accompagnamento, c'è scritto snack come prodotto. Comprate su eBay perché in altri negozi non si troverebbero mai queste Pringles. L'apertura del pacchetto è molto semplice. Ma che cacchio? Ma sono piccoli sti tubi. Togliamo il pacco. Sì, sono più piccoli di quelli che ho io. Che strani. Ce n'erano due nella confezione, ma non ne andiamo ad aprire uno, tanto sono uguali. Minchia, che imballaggio che gli hanno fatto. Tanto, cioè, sono patatine, si sono un po' rotte comunque. Però apprezzo la professionalità. Salt and seaweed. Pringles quindi al gusto di sale e alga di mare. E poi sapete quale alga? L'alga che sta all'esterno del sushi. Io quell'alga la adoro, proprio mi piace troppo. Questa è l'immaginetta davanti, è proprio bella. Istruzioni qua dietro, cioè istruzioni, valori nutrizionali in thailandese, sale e alga di mare. Secondo me sono spaziali ste Pringles. No, ma è proprio bella l'immagine. C'è anche il porta temaki qua di fianco. Il temaki è il sushi a forma di cono. Le patatine dentro al cono di alga. Andiamo ad aprirle perché sono impaziente e curioso di assaggiarle. Secondo voi sono buone? Sono affidabili? Vengono dalla Thailandia, giusto? Vediamo quando scadono. 16 maggio 2018. Sono nuove. Sentiamo intanto l'odore. L'odore è quello dell'alga. È l'alga del sushi. Sentite anche voi, si sente? Non penso proprio. Aspettate che apro la tapparella che c'è poca luce. Ecco, almeno adesso ce n'è un po' di più. Perché ne trovo una abbastanza messa bene. Questo è l'aspetto di queste Pringles. Sono bianche, io pensavo fossero verdine. Invece sono le normali Pringles e i pezzi di alga si vedono in cima. Quei puntini verdi sono i pezzetti di alga, almeno credo. L'odore ce l'ha di alga. Adesso ne prendo insieme due o tre pezzi. Ecco qua. Assaggiamo raga e speriamo bene. Sembra di mangiare il sushi quasi. Sono spettacolari ste Pringles. Sono buonissime. Io che adoro l'alga del sushi. Cioè sono davvero tanta roba ste Pringles. Guardate come sono piccole però. Sono fantastiche. Quanti grammi sono? Qua leggo un 110, ma non so se sono 110 grammi. 534 calorie per 100 grammi di prodotto. No raga, sono davvero sono davvero micidiali, sono buonissime. Se adorate il sushi e vi capiterà di andare in Thailandia o in quei posti dell'Asia dell'Est, compratele perché veramente sono davvero tanta roba. Oppure se volete comprarle andate su eBay e le trovate. Se lo trovo vi lascio il link in descrizione, cioè se c'è ancora l'inserzione. Però spettacolo, spettacolo davvero. Facciamolo assaggiare anche a mia sorella, le Pringles all'alga. Assaggia vai, dimmi come sono, per me sono buonissime. Sa di pesce però sono buone. Sa di pesce, ok. Alla fine è l'alga del sushi. L'alga buone. Di mare. Quindi deve sapere per forza un po' di pesce. Come sono quindi? Good. 10. Buono, bene. E così abbiamo aggiunto un nuovo gusto alla nostra collezione di Pringles. Ne deve arrivare un altro di pacchetto, sempre spedito in posta raccomandata, cioè prioritaria. Quindi ci vorrà ancora un po'. Di due gusti, che adesso vi dico anche quali. Butter caramel, quindi caramello, cioè burro caramellato tipo il mu, secondo me sarà come il mu. E Tom Yum Soup, salsa
Tom Yum, non so che cosa sia, che salsa sia. Sono proprio curioso di assaggiare le butter caramel di Pringles. Speriamo arrivino presto, così vi porto il video anche di quelle. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Altro da dire non ce le ho su queste Pringles, perché sono davvero una roba fuori dal mondo di gusto, proprio tanta roba. Con l'ultimo assaggio vi saluto. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi, commentate, condividete, lasciate un bel pollice in su e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Sono molto sbriciolate, devo berle invece che mangiarle, ma va bene uguale.